meglio? Ok. Ma avevamo detto ci vestiamo eleganti, oggi è un video serio, facciamo le cose serie. Eleganti, cravatta, giacca. Ma almeno la cravatta metti da sopra. Amico, la cravatta mi sono rimasti su solo due momenti nella mia vita dove me la metto. Quando porterò mia figlia all'altare e quando mi metterete in una bar. No, ma così non si può lavorare. Ma sei che da, ma che cos'è? Salve, benvenuti nella nuova rubrica dei The Rolling Gamers. Oggi siamo qui per presentarvi il nostro nuovo format, le uscite del mese. Vi daremo tutti i titoli in uscita nel mese d'ottobre, fino ad arrivare a Lucca Comics. Ma te lo sei preparato o ti è venuto di petto sta cosa? Come, scusa? Vabbè, ha spiegato lui. Io sono il solito Sauro, lui si è rimbecillito. Siamo qui coi fogli e vi spiegheremo quello che ha detto lui. Faccio brutta figura qualsiasi cosa che ti dico. Quindi iniziamo. Esatto. Iniziamo. Forse è meglio iniziare. Iniziamo. Esatto, cominciamo con le uscite della Genos. Arriverà questo mese con l'uscita di Shite, The Rise of Fenris. Uno dei più... cioè, che aspetto di più l'espansione di Shite. Cioè, c'ho lo scatolone e vabbè. E continuiamo con Between Two Castles of Maid King Ludwig. Qui siamo in una nuova uscita, un gioco che va da 3 a 7 giocatori, con una variante addirittura per 2 giocatori. La partita è di una durata media di 45-60 minuti. Qui ci troviamo a costruire un nuovo castello aiutati da un personaggio, il nostro mastro costruttore. Riusciremo a soddisfare le sue richieste? Penso proprio di sì. Così, io mi sento sempre fuori campo. Sempre della Genos c'è Rift, un gioco da 2 a 4 giocatori, dalla durata di 40-45 minuti, e qui si parla di barriera corallina. Ci medesimeremo quindi in coralli. Dovremo costruire la barriera corallina più bella di tutte e guadagnare punti in base ai colori e in base alle tipologie dei vari coralli. E poi passiamo a My Little Shite. Io dovrei rimanere composto, lo so, però non ce la faccio. No, non può. Io sono focoso, ragazzi. Già. My Little Shite è la versione piccola del famosissimo Shite. Cioè, è stato parlato Instagram, Facebook per non so quanto tempo, quando è uscito. E quindi che vogliamo aggiungere? Vi dico solo che troveremo delle miniature di... esatto, animali piccolissimi di una tenerezza, esatto, una tenerezza. Vedrete anche in sovraimpressione mentre ne parleremo. Questo lo troveremo tra l'altro a Lucca. Sì. Quindi sì. La Figa Games a Lucca presenterà in anteprima. Emanuele ci ha promesso che farà di tutto per portarlo a Lucca, architetti del Regno Occidentale. Non vi devo dire niente, è un Kickstarter, è stato preso da molti dei più famosi YouTuber. Non noi, purtroppo non siamo famosi, quindi non l'abbiamo preso. Mi voglio anche vantare di non averlo fatto, perché noi lo compreremo direttamente dai nostri amici della Terra. Benissimo, saranno felici. Saranno felici di questo. Procediamo adesso con MS Edizioni. Loro usciranno con alcuni titoli. Ah, amore. Tra questi troviamo 5 minuti Chase, un gioco da 2 a 4 giocatori con una partita da 10-15 minuti. Un gioco che consiste semplicemente in guardie e ladri. Alcuni dovranno fuggire, scappare quindi alle guardie, che cercheranno di tagliargli la strada e prenderli con le mani sul sacco. Sempre della MS Edizioni abbiamo Cubers, un gioco basato su uccelli a forma di cubi. Dovremmo raggruppare più varietà di uccelli per fare più punti rispetto ai nostri avversari. Quanto hai detto che è la partita? Quanto dura? La partita è velocissima, la partita è da 20 minuti. Ok. Poi abbiamo Fugitive. Se andate a vedere un vecchio video, io è l'inglese, quindi non posso aiutare. Okay. Per me è Fugitive. Anche qui si parla di un gioco da guardie e ladri. Questo però è un uno contro uno. Abbiamo un mazzo di carte, 48 carte che consistono in 48 luoghi, e all'interno di questi luoghi il fuggitivo si dovrà nascondere. Dopodiché continuiamo sempre con la MS Edizioni, che porterà Paperback. È un gioco da 2 a 5 giocatori, una partita da 45 minuti. Avremo delle lettere, delle carte con delle lettere. Queste lettere avranno dei poteri. Con queste lettere dovremo andare a comporre delle parole, delle parole che ci porteranno dei punti e ci faranno vincere rispetto ai nostri avversari. The Faceless. Senza faccia, giusto? Sì. Attenzione, i momenti qui, il Sauro e l'inglese si trovano.
Questo io ve lo dico proprio apertamente, è un gioco che comprerò. Ha una meccanica che a me ha lasciato con gli occhi sbarrati. Abbiamo un tabellone. Su questo tabellone ci saranno dei ricordi da riuscire a prendere. Ma come li prendiamo? È un cooperativo. I quattro bambini protagonisti di questo gioco sono dei magneti. Si posizionano all'esterno del tabellone, muovendo queste pedine. All'interno la pedina di movimento che andrà a prendere questi ricordi si polarizzerà in base al campo magnetico creato da queste pedine esterne. Quindi di conseguenza dovremmo coordinarci e muoverci per arrivare a prendere i ricordi. Ma attenzione, perché all'interno del tabellone c'è Milligott. Esattamente, un tizio credo senza faccia, è abbastanza terrificante, sì. E lui cercherà di prenderci, se ci prenderà chiaramente la partita è finita. Poi, ancora dalla messa edizione, abbiamo Vast, le caverne di cristallo. E qui sono io che vi dirò, lo compro e mi picchia lui se non lo faccio, perché lo attendo da tanto tempo. Questo anche qui è un bel gioco, da 1 a 5 giocatori, 5 tipologie di personaggi diverse, tutti e 5 hanno il proprio scopo. Vanno all'interno di questa caverna e pensate, addirittura la caverna è un personaggio. Quindi tutti hanno i loro poteri, tutti hanno uno scopo all'interno di questo gioco e uno solo vince. E io con la mia rozzezza vi parlerò di Play a Game. Rozzezza. Rozzezza è qualcosa di... Sì, esattamente. Play Game ci porta 4 nuovi titoli, 2 ristampe e 2 nuovi titoli. Il primo è Flame Rouge. L'espansione che si deve pronunciare, aiutami, Peloton. Sinceramente pronuncialo come lo leggi. Per me è Peloton, però sono molto cacofonico. Semplicemente è un'espansione di Flame Rouge, uno dei finalisti del gioco dell'anno. Porterà il gioco da 4 a 12 giocatori, inserirà nuovi tracciati e mi sembra nuove regole, nuove varianti. E poi c'è Dungeon Rush, un gioco che purtroppo non ci hanno fatto sapere molto, ma ci ho detto che l'ambientazione è un bel dungeon, pieno zeppo di mostri e tesori. Questo è quello che sappiamo. La prima ristampa è Byzance. Pronunciato bene? Byzance. Grande, credo. Bizantini dovrebbe essere, esatto, diceva lui. È, una, è un rifacimento di un gioco del 2008. E infine abbiamo sempre il rifacimento di The Botto Imp. Un altro gioco che a noi, almeno da quello che ci hanno detto, è un gioco del lontano 95. 95, sì. Sì, esatto. Basato sull'omonimo romanzo, e ci hanno garantito, almeno ci abbiamo scritto qui carta a carta, se potete leggere, è la cosa che interessa a me, che nel gioco ci daranno anche una bottiglia di legno. Proprio. Esatto. Una bottiglia di legno. E adesso passiamo alla Space Babaloon Games. Questa casa è chiaro che io do sti nomi a lui, secondo te, secondo voi questa casa ci porterà Monkey Temple, un gioco da 3 a 8 giocatori della durata di 20 minuti. Cosa consiste? Semplicemente delle scimmiette fastidiose che all'interno di un tempio antico cercheranno di rubare delle cose ai turisti. Poi vediamo il gioco della Kaleidos, un gioco che anche qui aggiungo io comprerò. Questo lo so spoilerato. Questo no. Cioè è 3 settimane che ne parla. Se non lo compro lo ammazzo davvero. No, questo sì, questo per forza è... Forse anche prima dell'altro, non lo so. Vector Race, un gioco basato su una corsa di macchine. Queste macchinine sono di cartone. Il tracciato non è standard, il tracciato lo decidi tu come fare, quindi la difficoltà la decidi tu. E come ci si muove su questo tracciato? Con 5 vettori, da 1 a 5, che vanno a rappresentare le 5 marce di movimento della macchina, e dobbiamo riuscire ad arrivare con la marcia giusta, con la velocità giusta alle curve per non uscire fuori di strada e cercare di arrivare prima degli altri. E se non abbiamo capito male, sarà presente sia ad Essen che a Lucca. La manca la mano nel mese di ottobre. Ci porta, mi diretti in difficoltà, vabbè. Ci porta il suo primo titolo chiamato Downforce. Io perché io è l'inglese, vabbè. Downforce. C'hai i dubbi. Io c'ho i dubbi, io proprio così, mi attanaglia. Un gioco da 2-6 giocatori di una durata dai 30 minuti in su, 30 minuti all'incirca più o meno. Come spiegarvi questo gioco? Secondo me Fast and Furious. È un gioco di macchine, puoi scommettere sulle corse, puoi vincere macchine, puoi... puoi stare su strada e fare il Vin Diesel. Io non ho... Il Toretto della situazione. Il secondo gioco che a lui fa ridere ed è il gioco delle uova.
Bellissimo. Un gioco da 2 a 4 giocatori della durata di 15 minuti. Semplicemente un gioco di abilità. Sì. Bisognerà tirare un dado, mettere l'uovo in una determinata posizione e il primo giocatore a, diciamo, indovinare la posizione dell'uovo vince. Ma la scatolina, ne parliamo? La scatolina è fantastica. È a forma di cartone delle uova. Delle uova. Quando qualcuno ha 5 uova, mi sembra 5, sì, se non ho letto male, è il vincitore. Infine c'è uno di quelli che io sono curioso di vedere, non lo conoscevo. Io non so se si pronuncia 8-bit box. Esatto. 8-bit box. Un 8-bit box. 8 o 8-bit box, perché suona male. Semplicemente è uno scatolotto. Sì. Che racchiude, diciamo, gli anni 80. Dentro ci sono pedine, controller, pezzi. Qui parla di vari pezzi, tutti inerenti agli anni 80, tutti agli 8 bit, diciamo. Con questi pezzi il gioco base ci garantirà 3 minigiochi. E ci garantiscono, la descrizione del gioco ci garantisce che nelle espansioni successive nulla andrà perso. Ogni pezzo potrà servire per creare un nuovo gioco e ci darà la possibilità, da quello che ho capito, sì, anche creare a noi, sì, sì, di creare un gioco da tavolo. Un piccolo minigioco. E la cosa è bella. Questa a differenza degli altri, però, è alla Milano Game Week. Esatto, quindi probabilmente già. Sì, già è in giro. Già quando avete visto il video è in giro. Sì, sì. Già molti di voi probabilmente l'hanno già visto. Chiudo, mi sembra, con Rides. Mi devi aiutarmi con le pronunce. Io finché italiano. Credo. Dai 2 a 4 giocatori, 40 minuti, 10 anni in su. In cosa consiste? Bisogna creare, mi sembra, costruire il proprio Drakkar. Che sarebbe quella nave, io ignorante sono andato a studiare, me lo prendo per il video, è quella nave dei vichinghi, telo rosso al centro, remi ai lati. E bisogna cercare di radunare il migliore equipaggio e riuscire a portare a casa le migliori merci e a commerciare e a fare i migliori combattimenti. Quindi è probabilmente un punti vittoria, si vincerà con punti vittoria. Questo sarà presente a Lucca. Esatto. Passiamo ora alla Jokix. Cominciamo con Lincoln. L'edizione italiana. Anche qui c'è dell'amore con la Jokix, eh? Ok. Ci conoscono molto bene, gli diamo sempre fastidio. Lincoln è un gioco per due persone della durata di 90-120 minuti. Un gioco serio, un gioco corposo, bello tosto. Diciamo è un gioco di carte ambientato nella guerra civile americana e ci darà quindi la possibilità di percorrere tutto quanto quel periodo. La storia. Poi andiamo avanti, sempre la Jokix con Perdition Mount Abyssal Rift. Io non so niente di sto gioco. Allora, questo gioco, anche qui la durata è bella pesanduccia, da 1 a 3 ore. Però, a differenza dell'altro, questo è per 1-6 giocatori. Quindi già potresti immedesimarti. E ti dirò di più, perché questo è anche un mondo che a te piace. È un gioco horror. Buono. Collaborativo. Buono. Con dei personaggi fantasy. Boh. Lo devo comprare. Qui si parla di un abisso terrificante. Cioè, ha delle meccaniche nuove. Addirittura non ci sono dei dadi. Quindi è un po' interessante. Mi incuriosisce. Sì. Andiamo avanti sempre con la Jokix con Medioevo Universale. Guarda, andiamo avanti. Io non lo direi. Lo aspettiamo da secoli. Ci sono immagini ovunque, un tavolo interi. Questo gioco è come se fosse il Santo Graal. Ne sento parlare da secoli. C'è gente dei Rolling che sta piangendo sopra. Diciamo che comunque ambientato, abbiamo detto, nel Medioevo, e quindi il conflitto tra papato e impero comincia ad andare verso la fine. Così è un cazzo di psicoab enorme. Esatto, e niente, diciamo. Che roba, pupazzi. Parte gli scherzi, è sicuramente un giocone, anche questo sono 240 minuti di partita più o meno, cioè quindi. C'è di tutto, c'è la crescita proprio dell'Italia, dei comuni, di tutto. C'è è un il santo graal del gioco a tavolo, diciamo un wargame che dovrebbe essere di questa generazione, diciamo. E infine, sempre della Jokix, Night Clan. Che lo conosco, questo. Ok, questo è un gioco da 2 a 4 giocatori. Distribuito, allora, editato dalla Gamefilia. È distribuito dalla Jokix in Italia. Ok. Qui diciamo che impersoniamo un duca che deve nascondere le figlie e le sue ricchezze in giro per Bergen in modo da non farsi scoprire da dei troll. questo è quello che abbiamo visto. Questo è il bello dei giochi a tavolo, le storie. Adesso penso che è il mio momento con l'Asmodi. Inizio subito con il trono di spade nella foresta di Daznak. Penso che si pronunci così, scusate, io le pronuncio zero.
E semplicemente l'espansione, il pack lo chiama, di 60 carte del Trono di Spade, il gioco di carte, semplicemente questo. 12 ottobre poi c'è Just One, un gioco cooperativo, 3-7 giocatori, durata media 20 minuti. Lo scopo del gioco dovrebbe essere far indovinare a un giocatore una parola mediante degli indizi scritti segretamente da tutti i giocatori sul tavolo, cercando però di non dare tutti lo stesso indizio o più di una persona lo stesso indizio. Non ricopiare lo stesso indizio. Esatto, dovrebbe essere così la meccanica di gioco. Comunque un party game. Esatto, un party game. 19 ottobre, concept animali. Kids, ok. Il classico concept, da quello che conosciamo normale noi, per bambini, con delle figure un po' più per bambini dai 4 anni in su. Il decimo anniversario di Dixit. Auguri. E inutile dirvi che cos'è, il famoso e premiato Dixit, 3-6 giocatori, durata media 30 minuti. Armada, Seven Wonder, finalmente arriva questa espansione che io aspetto da secoli perché sono un grande giocatore di Seven Wonder. Sempre il solito gioco, 3-7 giocatori, da una durata media di 40 minuti. Semplicemente è un'espansione che va a inserire 4 flotte di navi che possono essere controllate e gestite dai 7 giocatori sul tavolo. L'Asmodee ci presenta a ottobre anche un altro titolo chiamato Heroic Stand, un gioco del 1500, io mo però devo leggere, mi accingo a leggere, nel periodo della riforma e controriforma ripercorrete i conflitti religiosi di inizio del XV secolo in Europa. Dai 180 ai 360 minuti, 6, 12, 8, 4, 30, 36, 6 ore, alla Trudeau Age, per farci capire. Dai 2 a 6 giocatori. 8 di giornata a giocare a questo gioco. Esatto, penso che non ti ricordi neanche come ti chiami alla fine della partita. Finalmente doppietta. Esatto, l'Asmodee ci porterà Zombicide, il nuovo gioco base e la sua prima espansione. Green Horde, gioco base, prima espansione, no, Rest for Wicked. Wicked. Sempre Wicked è buono. Wicked, penso. Questa volta Zombicide si sposta in un'ambientazione di orchi. Orchesca, da quello che abbiamo potuto capire. Con l'espansione si inseriranno ratti zombie, sciami di ratti zombie e schede di deambulanti spettrali. Quindi, robe. Io vi addentrerò con la DV Giochi. Allora, iniziamo con Catalyst. Conosci Catalyst? No, non lo conosci. Te lo spiego io. Vai. Allora, è per 2-4 giocatori, okay. 10 anni in su, okay. E la durata non la sappiamo. Allora, nell'era della rinascita ci sono questi personaggi particolari, i catalisti. I giocatori che cosa possono fare? Possono incassare dei tributi o assoldare questi catalisti o posizionarli all'interno degli edifici vuoti. Questi edifici avranno dei poteri, daranno dei poteri a questi catalisti, i catalisti dei poteri ci consentiranno di creare store e accaparrarci tesori per andare poi a vincere la partita. Questo sarà presente a Essen. Okay. Perfetto. Poi, sempre della DV Giochi, c'è un'espansione di Deck Escape. Un'espansione di Deck Escape. Okay. Questa semplice. Il mistero di Eldorado. Quindi ci troveremo nella città di Eldorado e dovremo riuscire a scappare come al solito. Poi passiamo a Near and Fair, le miniere d'Ambra. Questa è un'espansione. L'espansione del famoso gioco omonimo, diciamo. Quindi esatto. In poche parole, questa espansione ci porta semplicemente ad esplorare il vasto sottosuolo. Esatto. Con le nuove carte di miniera d'Ambra. Esattamente questo. Finito. Dopodiché passiamo a Cuzco, che mi sembrava un titolo interessante. Questo è edito dalla Super Meeple e distribuito dalla DV Giochi. Il titolo questo sarà disponibile a Lucca, quindi lo andremo a vedere sicuramente. Okay. Cuzco è la nuova edizione del gioco Java. Il titolo appartiene insieme a Tikal e Mexica alla trilogia delle maschere. Cuzco, è vero. Okay. È uno di quelli che volevo comprare perché ho Tikal e Mexico. È ambientato quindi in Sud America, sì. Ai tempi delle antiche civiltà inca. Sì. E quindi sarà possibile coltivare la propria regione, irrigare i terreni, piantando colture, eccetera, eccetera, eccetera. Un gestionale con delle belle miniature. Esatto. Se assomiglia agli altri. Un piazzamento tessere di controllo del territorio. Esatto. E infine, sempre della DV Giochi, troviamo Forum Traianum. E ogni giocatore governerà una colonia dell'impero romano. Mentre cerca di sviluppare la propria colonia,
Ognuno deve comunque mandare messaggi a Roma per fare il resoconto dei progressi fatti e per contribuire allo sviluppo di questo forum. Sembra interessante. Quindi è una competizione tra giocatori per cercare di accaparrarsi, diciamo, l'appalto di questo forum, forum imperiale. Ok, torniamo all'Asmodi con Pandemia Legacy Season 2. E qui penso che ci sia un boato. Per molti di voi ci sia un boato. Non credo che devo spiegarvi che cosa sia il famoso marchio Pandemia in stile Legacy, con altri 12 mesi da giocare. La leggenda dei 5 anelli, la mano nascosta dell'imperatore. Anche qui non mi soffermo molto, è semplicemente un pack con una quantità di carte, mi sembra 78, dove la ritrovo? Non ritrovo la fidati. Sì, 78. Perfetto. 78 carte, sì, che andranno a, diciamo, ampliare la vastità del... No, no! La vastità di carte che già vi fornisce questo gioco con base e altri pack. Poi Get Packing. Get Packing è un gioco da 2 a 4 giocatori di una partita media di 15 minuti. Credo dalla descrizione del gioco che assomigli molto all'ultimo uscito Dungeon Time, cioè si dovrebbe, sì, preparare la valigia. Esatto, cioè da preparare la valigia per 30 destinazioni possibili che si possono affrontare. Viaggi, si parla di viaggi, Bora Bora, sì, Cuba, penso, non so, sì, quasi, sì, Hawaii e tant'altro e quant'altro. E dovremo riuscire a portare la giusta quantità di oggetti e di poter riuscire a chiudere la valigia. Altro gioco. Ciao ciao. Ma abbiamo finito il video? No. E dopo che aspettavo questa battuta va. La smetto. Un gioco da 2 a 4 giocatori della durata media di 20-25 minuti è semplicemente un gioco di bluff. Molto semplice. C'è un ponte da attraversare, esatto. Si fa un po'... un po' a qualcosa. Io attraverso, tu non attraversi. Boh, è un po' così, nel senso, bisogna fare in modo di non far attraversare gli altri. Io ci ho detto, ma non lo posso dire perché poi lo imitazza. Non lo dire. Andiamo avanti. Arcamoro, il gioco di carte, Abissi di Yacht. È uno scenario per il famoso gioco di carte, dovrebbe essere il settimo. E niente, introduce questo nuovo scenario, sempre uno o due giocatori, la durata dei 60-120 minuti. Poi c'è Blank, un gioco di carte interattivo, dovrebbe assomigliare, ammetto che non ricordo il titolo, ci abbiamo giocato, è un vecchio gioco di carte, mentre giochi le regole cambiano e ogni partita diventa unica, sì, dovrebbe cambiare sia lo scopo del gioco sia le regole, è un party game molto semplice, 10 minuti, da 2 a 6 giocatori. Detective è il penultimo titolo di cui vi parliamo oggi. Ed è un investigativo, cioè sarebbe il comodo, che tu sei un gestionale. Cioè, anche qui vestite i panni di un detective del 21 secolo, quindi diciamo nei giorni nostri. Sì. Il meccanismo di questo gioco è una corsa contro il tempo, per quello, sì, che abbiamo capito. Sì. Lo scopo è riuscire a risolvere comunque il caso prima che ne avvenga un altro. Quindi sì, è un bel gioco, anche questo ha una durata molto, sì, grande, 120-180 minuti. Cosa bella, 1-5 giocatori, quindi è contemplato anche il solitario. Sì. L'ultimo titolo dell'Asmodi è Odissea. Vabbè, Odissea parla di Ulisse. Parla. Nel gioco i 3-6 giocatori possibili interpreteranno degli dei greci. Che, esatto, dovranno affrontare tutte quante, diciamo, quelle peripezie che ha incontrato Ulisse nella sua Odissea. Esatto. Appunto, da, quindi dal Ciclope, la Maga Circe e quant'altro. Credo di aver capito, se non ho capito male, che gli altri giocatori al tavolo andranno a impedire, esatto, la riuscita di queste imprese. Il gioco è dai 10 anni in su, dai 45 minuti. Sui 45 minuti. Ah, e diciamo che gli ultimi 3 titoli, esatto, Odyssey, Detective e vado a rivedere Blank, sono della editore Pendragon. Sì, Pendragon, sì, Studio. E distribuiti dall'Asmo. Esatto. Con questo chiudiamo, mi voglio soffermare soltanto a specificarvi che tutti i titoli che sono rimasti fuori da questa puntata è perché non abbiamo avuto la possibilità di ricevere delle informazioni o di trovarne. Vi promettiamo che nelle prossime puntate cercheremo di espandere o allargare più questa nostra ricerca. Esatto. Speriamo di crearne tanti così, in modo, esatto, da aiutare tutti i giocatori come noi a trovare un punto dove andare ad informarsi per le nuove uscite. Esatto. Speriamo di riuscire. È un servizio che ci tenevamo tanto a darvi. Sì. Niente. E con tutto... noi vi salutiamo e ci vediamo al mese prossimo. Ciao! How far can we get if we sell?